Ciao backstage. Backstage, dov'è? Ah no, è qua. Ah, backstage, ok. Già sono la front stage. Sì, vabbè, a parte back. Ah, back. Vabbè, so, anche, dai, lì, anche cazzo, lift vabbè, però, è bellino. Il lift, Back lift. Ok, vabbè, c'è Beyond Board fuori, cioè che era destro, da, ascolta, sembri fosso, sembri Platini appena entrato la Juve, sempre lo dai. Nella borsa, se la potessi accendere, accendere. E... niente, che si dice? C'è poi la dire. Ha detto ci fai domande, allora, allora siamo domanda, qui... La prima domanda sarà come prima, come ci siamo conosciuti? Siamo conosciuti tanti anni fa, che si era un pochino diversi, lui era grasso uguale, peloso lo stesso. Però ora mi sono proporzionato di più. È vero, ti sei affinato, come si suol dire. Mi sono pesa. Anche io mi sono affinato verbalmente parlando, perché io dicevo, io speriamo che me la cavo. No, che Napoli vince. È vero, sì, che questa... i congiuntivi venivano completamente gettati e dimenticati. Siamo conosciuti in una Grosseto che fu, che è quella che cerco poi di raccontare nel libro, grazie anche a te. Dove, dove non c'erano i telefonini, dove non c'era Facebook, dove le macchine fotografiche erano sempre. Erano sempre. Erano un po' con la Kodak. Con la Kodak, vecchia Kodak. Anch'io, via via. Certo. C'era sempre la gente si incazzava, sì, ma noi non siamo nemmeno quelli che diciamo ai nostri tempi. No, a noi ci garba anche l'attualità. L'attualità ci piace. Però insomma siamo un po' nostalgici, chi non lo è? Sì, certo. Solo morti non sono nostalgici. Come è vero a mio avviso che, come si dice, il saggio, quando mi danno del saggio, io non so mica di un letto di non c'è il naso piccolo. No, è come se altri tu dicessero che sei Smith, insomma, vada a mettere la vita, cioè in fisio sembri una 500 vecchia, però va bene. Te lo ridico, è di te la dentesca mia marina, quel naso. Vabbè, comunque parliamo del libro. Il libro, vabbè, il libro niente, allora. Perché la prima domanda era. Non dico che parla il libro, non ci vedi parla il libro. Secondo me il tuo italiano è più correggiuto. Allora, il libro parla di un fantomatico Grosseto in Serie A. Ben sappiamo che il Grosseto non è mai stato in Serie A, non a caso il libro diciamo mai stato in Serie A. Però il libro parla di un Grosseto che in un tempo indefinito è stato in Serie A. Nell'80. Nell'80, sì, ma insomma la sua storia poi alla fine non è che ci sia una favola rettilinea, no, si passa da un periodo all'altro, da un contesto temporale all'altro, di conseguenza è un po' falsato l'aspetto temporale, però rispetto agli avvenimenti, al Grossetano, il Grossetano che legge una cosa del genere, in base al contesto riesce a capire in che periodo, cioè in che periodo si tratta. Stefano Duranti è il protagonista di questo romanzo, è un giocatore di provincia, un giocatore di Serie A, quindi di un neofito della Serie A, un novellino della Serie A, fantasista del Grosseto, fuori classe bomber del Grosseto, non a caso vabbè, sei te comunque, certo. è la tua esperienza in quel frangente che fu il Grosseto, in Serie D, il tuo Grosseto di prima squadra, certo. Insomma, no? E, niente, Stefano Duranti vive la vita di un provinciale normale, ma si trova in qualche modo in un contesto più grosso di lui, ha a che fare con i grandi della Serie A, si trova nelle arene più grandi d'Italia, negli stadi più importanti d'Italia, affronta difensori più forti, certo, della Serie A del tempo, e lui in realtà fino a quel momento non era nessuno. No. La lotta di quel Grosseto, inventato, la squadra inventata abbastanza impari, no, è impari, ma era comunque, cioè quel Grosseto aveva come unica meta quella di andarsi a salvare, no? Cioè non è che ci fosse il campionato in palio, si dovevano salvare, cioè noi bisogna salvarsi, sì. Quindi è un romanzo che ruota sulla sopravvivenza anche, no? Che rispetto anche un po' alla marimba, volendo la sopravvivenza di una squadra in un contesto ambito, appunto in una meta alla quale ha aspirato per tanti anni, ripeto, come in modo vero è stata la Serie B per il Grosseto, certo, poco meno di 20 anni fa, così nel romanzo per Stefano Duranti la Serie A è una meta ambita e da difendere con le unghie e con i denti. Sì, e poi al tempo stesso come si confronta con
la Serie A, i campioni, le arene, come le chiami te giustamente, perché poi alla fine uno stadio quello è, si confronta al tempo stesso con la sua città, quindi con la visione che ci ho messo io con i miei occhi di bambino del tempo, con la possibilità, dato il mio lavoro del bar, di parlare, confrontarmi, aver chiesto ed essermi, aver annotato delle esperienze di personaggi che ruotano nel mio bar. Questo è quello che succede e che ha fatto sì che io abbia potuto dar vita a questo romanzo, in cui Giovanni mi è stato di grande aiuto nella parte soprattutto finale, che a mio avviso è quella più delicata, perché comunque io utilizzo sempre una metafora, no? È come un po' la scrittura mia di getto, è come quando dici, ora c'è una bambina che dici un bip a una donna, però poi mantenerlo quel baffan bip è differente, quindi a mio avviso nella metafora l'aiuto grosso suo è stato quello nella parte finale di tenere il punto e di andare ad erodere, a rosicchiare e a levare quelle parti che sporcavano un po' il racconto. Che comunque il racconto fosse stato, comunque la prima volta fosse stata un troiaio, no, non ho eclatante. Detto il fatto è questo, è che Mare andava in qualche modo ripulita e resa più fruibile a quelli che poi avrebbero dovuto leggerlo il libro, no? Quindi semplificare alcune cose che magari alle quali ti tenevi molto, certo. E ti quando tieni molto una cosa la carichi. La carichi di aggettivi, la carichi di avverbi. No, quindi, dai, io no, non so quando tieni una cosa. No. No, te no. Vabbè, quindi quando sono prolisso, dai. A fare il mio verboso. Quando tieni a qualcosa, tendi sempre a, forse magari la tua puntigliosità fa sì che tu la carichi troppo, anche, forse troppo. Io dico che so peso me la ghisa, quindi. Quindi alcune cose andavano un attimino semplificate e sfrondate affinché comunque il messaggio arrivasse più in modo diretto, certo. In modo più diretto, in modo più anche semplice rispetto ai lettori, che poi sono quelli che comprano un libro che paradossalmente comprano un libro sapendo già cosa andranno a fare. Assolutamente. È un libro che ruota intorno al calcio. Sì. E ha una Grosseto che fu, come si è detto prima. Assolutamente, ora poi, per chiudere una parentesi, perché anche te l'ha fatta lunga, se io però dovessi sfronda a te sarebbe il problema. Vabbè, ho capito. Come se ne riuscite a scolpire il naso, cioè voglio dire, okay. Poi alzati le gambe, non si può fare, le gambe torte, okay. Cioè, senza domanda era, aspetta si fa, come siamo conosciuti, mi parla il libro, quanto tempo ci siamo messo? Quanto tempo ci siamo messo a fare la pasta 10 minuti? Guarda, la dieta ci siamo messo. Allora, il romanzo è iniziato 3 anni fa come scrittura, ho iniziato a scriverlo 3 anni fa, poi da lì ha preso forma e poi ci siamo trovati proprio a Marina di Grosseto, perché Giovanni in inverno, perché mi piace molto questa sua scelta facile, vive a Marina d'estate, perché lui ci vive d'inverno, a Shanghai oltretutto, che è un luogo che ci sta a cuore ad entrambi e che è al di là del vecchio ponte, del vecchio molo. La zona di pescatore, la zona degli sfollati, del bar americano. Ci guarda anche il molo. La zona più povera di Marina. E da dicembre del 2015 ci siamo trovati fino a giugno di quest'anno per fare l'editing, così come abbiamo definito, e per andare ad attuare tutto ciò che l'amico Giovanni ha spiegato così bene lessicalmente parlando, che questo poi è un docente, quindi è uno scassapalle, scusa per la parolaccia, amore, ho detto palle e... Nel libro ho cercato di utilizzare aneddoti e gerghi anche più forti, perché a volte Maremma veramente con un'affermazione dici tutto, e quindi questo è il potere del linguaggio che noi abbiamo, importantissimo, e che spero che non venga perso, ecco, e anche per questo si scrivono i libri. Giovanni Falagli, allora, eccoti qua, così giro.
può accendersi una sigaretta. E quanto è stato difficile rimettere mano a quello discorso di prima sul linguaggio. Il linguaggio mano in mano è soprattutto nei dialoghi, nei discorsi diretti, quando parlano personaggi tipicamente maremmani come il Toncelli, ad esempio. Durante la narrazione in prima persona il linguaggio sì, ha qualche parola maremmana, però ecco, il milanese, il torinese lo capirebbe a mani basse tranquillamente, non ci sarebbero problemi. Scatta uno, vai, lui dalla panchina scatta due, vai, scatta tre, vai, tira fuori, vai in culo, cioè questo era Ciccio, quindi lui non poteva non mettercelo. Infatti l'altro giorno quando è avvenuto a Festa Ambiente io mi sono squagliato, nel senso che comunque vede un uomo del 31 tra l'altro, cioè comunque non è che ora, se no sembra come quando muore la gente sono tutti bravi, era un bel pezzo di merda, però nel suo essere pezzo di merda mi ha dato un grande messaggio comunque, e secondo me era un uomo che nel suo, anche nella sua cattiveria tra virgolette, ti lasciava comunque un messaggio anche di quanto la vita sia cruda, e ti insegnava, secondo me. Questo è quello che penso di Ciccio, e poi tutti i personaggi, non lo so, per me hanno un'accezione super sana, la visione è pulita, ecco. Niente, quindi 3 anni più 6 mesi di editing circa. Sì, va bene, quindi mi sembra. Ma poi credo che le risposte siano abbastanza aderenti, o comunque si confanno al sacrificio che è stato, insomma, affrontato, sia per quanto riguarda la stesura che la correzione. La gente che lo legge dice che scorre molto bene. C'ha il ritmo. È ganso, c'ha il ritmo, quindi. C'ha il ritmo più del gioco a far footing. Certo. Tutti dicono sì, quindi. Alla fine siamo contenti, giusto? Scherzo, anche io da vittima mio, nonostante insomma voglio dire, buona voglia. Io direi di salutarsi. Ciao backstage un'altra volta. Ah, ok. Allora. Ciao, non me ne ciao, grazie.